è un gruppo di persone che ha tradito il mandato elettorale degli interessi. Questa è la diversità. E allora allo stesso tempo io dico, scusate, perché mi si viene a dire di non dialogare con qualcun altro? Perché? E lo dico, forse di più alla base del laboratorio. Sta lì lo scatto di regna, sta lì il cambiamento. Noi dobbiamo necessariamente, e ve lo dice persona che è e che ha un'appartenenza ben chiara, perché Paolo Strescino si è di centrodestra, credo che lo sappiamo tutti, e non è che ho cambiato le mie idee. Io dico, per i problemi che ha la città, bisogna mettere insieme tutte quelle persone che lo vogliono fare. Se sono di destra, saranno di destra, e se sono di sinistra, saranno di sinistra. Quindi c'entrano le bandiere del partito. Non c'entra la segreteria che mi dice come devo fare. Io è questo che chiedo a tutti. Non lo chiedo per la città, non lo chiedo per me. Lo chiedo per la nostra città. Facciamolo insieme questo ragionamento. Troviamo la sintesi. Troviamo quella persona che può essere la più giusta, che può essere la più preparata, che abbia un piglio decisionale forte, perché a fare sindaco non è una passeggiata, soprattutto in questi tempi. Mettiamo insieme una squadra di persone come si deve. Corriamo tutti pancia a terra per questo obiettivo. Il laboratorio per il PEI è nato con quello spirito lì. Abbiamo iniziato qualche mese fa, abbiamo l'obiettivo a portare in mano il 26 di maggio. Noi lì dobbiamo arrivare. E mi rivolgo anche a chi, ragionevolmente in questa sala ce ne sono stati, ce ne sono, sicuramente, che ha votato il 5 Stelle, perché lo diceva prima Mario. Io non so, non ce lo dico chi ha votato il 5 Stelle, perché a essere un po' nervosetto ce l'aveva anche la sua ragione. Perché insomma, a Roma hanno fatto veramente un pasticcio. Non hanno dato neanche un piccolo segno, non l'hanno dato quel segno di dire vabbè, magari proviamo a cambiare, neanche per il tempo. E hanno preso la mazzata, giustamente. Però per la città serve altro. Per la città serve altro. Beh, perché io non viene a fare sindaco di te? Quindi mi rivolgo anche a quell'elettorato là. Se ci sono persone che sono interessate a questo progetto, vengano, perché le porte sono aperte. Ma non lo dico perché domani mi deve rispondere il capo di uno dei 25 invitati che ci sono in Pega. Non mi rivolgo a loro, mi rivolgo all'elettorato, è un'altra cosa. A me la risposta del capo popolo del Crimino di Pega non mi interessa. Mi rivolgo a quell'elettorato là, che è arrabbiato, che è giustamente arrabbiato. Perché magari un'impresa viene massacrata di tasse, perché magari il figlio non trova un posto di lavoro, perché non sa come pagarsi le medicine. Noi siamo l'alternativa. Il laboratorio per Imperia, con chi vorrà condividere con noi questo percorso. E lo dobbiamo fare insieme. Io sono convinto che ci aspetterà una battaglia durissima, durissima.